Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con il completamento totale del gioco base. Quello che ci rimane da fare, ormai, sono solo le storie secondarie. Storie secondarie di cui non conosco nulla. Abbiamo questi capitoli finora: fiducia, comprensione, rispetto, equilibrio, riflessione e amor proprio. Sono tutte quante storie, a quanto pare, che prendo in esame due personaggi alla volta. Il punto è che dalla mail dell'altra volta io queste storie non ho capito se sono singole storie, cioè sono proprio mondi ognuno separati, o sono tutti parte di un'unica grande storia. Proviamo a scoprirlo. Andiamo con fiducia, parte 1. Vuoi iniziare questa storia secondaria? Caricamento. Ah, inizia così, ok. Beh, giustamente, sono storie secondarie al di fuori della trama originale. Uno sfondo nuovo! Ma che... Questa è l'aula verso sera o verso mattina? Mi sa verso la mattina presto, perché si è schiarito. Ok, gente. Ma che bella sta musichetta. Il club letterario inizio. Ora sediamoci e facciamo l'appello, ok? Quattro siete. Mi manca il club di oratoria. Chi si immaginava che fosse così difficile aprire un nuovo club? Ok, quindi questa è la storia di quando lei fonda il club. Ok, forse è la storia quindi lei e Sayori che iniziano a fondarlo. Mi sento peggio ogni giorno che passa senza un nuovo membro. Comincio a scoraggiarmi. Monica è l'unico membro del club letterario. Ah, così proprio, tristemente. Nei giorni scorsi ogni suo sforzo per reclutare membri è stato un buco nell'acqua. Sto sbagliando qualcosa. Monica guarda uno dei suoi volantini. Si intitola "Ti piace la letteratura?". Forse nessuno ama tanto la letteratura da preferirla agli altri club. Non posso sperare solo negli appassionati di letteratura. Devo vendere agli studenti una visione. Una visione. Ma che genere di visione? Monica posa la testa sul banco, immersa nei suoi pensieri. Ma prima ancora che se ne accorga, notti e notti a fare le ore piccole la tradiscono. L'aula è così tranquilla, il ronzio del climatizzatore è così rasserenante. Che bello, il climatizzatore in classe. Noi non avevamo neanche le finestre per respirare. Santo cielo. Anche il climatizzatore hanno, ma pensa a te. Adesso appare Sayori dal nulla. C'è nessuno? Sta flashata? Ecco, improvvisamente una voce fa svegliare Monica di scatto. Oh mio Dio, scusa tanto, non lo faccio mai. Il club del sonnellino, questo? No, questo è... Monica si ferma un istante, improvvisamente imbarazzata di ammetterlo. Questo è il club letterario. Evviva, temevo di essermi sbagliata. Mi spiace un sacco, è stato davvero poco professionale da parte mia. Non c'è bisogno di chiedere scusa, a me succede sempre. Oh, mi sono persa la riunione del club, dove sono tutti? Beh, in realtà, tutti sarei io. Ma no, ma che tristezza. Così melodrammatica. Davvero, solo tu? Ma arriveranno nuovi membri, ci sto lavorando un sacco. Un momento, se ci sei solo tu, allora posso fare la vicepresidentessa. Aspetta, vicepresidentessa, quali sono le tue qualifiche? Sono carina. Bene, i sonnellini sono la più brava di te. Magari dovrei fare la presidente. Perché? Perché Sayori? Adesso mi stai prendendo in giro. Oh, mi dispiace. Come ti chiami? Sayori. Oh, ok, Sayori. Mi sto impegnando proprio tanto per questo club. So che mi hai sorpresa in un momento un po' strano, però è davvero scoraggiante non essere presi sul serio, sai? Per me questa è una cosa importante. Voglio trovare altre persone che la pensino come me. Oh no, mi dispiace tanto. È importante anche per me, te lo prometto. Sono una che scherza sempre, tutto qui. Non volevo ferirti. Anche quella della vicepresidentessa era una battuta. Sarei tremenda. Cioè, sono sicura che... Monica vorrebbe rassicurare Sayori, ma non conoscendola non sa bene cosa dire. Mi dispiace che non sia proprio un club vero. Almeno ti interesserebbe unirti al club se trovassi qualche altro membro? Beh, no. Io voglio entrare nel club adesso. Sul serio. Sì, sembra uno spasso. Inoltre, si vede che hai lavorato davvero sodo. Stai facendo qualcosa di straordinario. Dovresti andarne fiera, sai? Allora, visto l'andazzo, come sta andando,
Credo che siano tutte storie una dopo l'altra. Storie che partono dall'inizio della fondazione del club a un suo futuro ipotetico. Quindi lascia che ti aiuti a trasformare lo stress in divertimento. Almeno quello lo so fare, per cui... Sinceramente, come potrei dire di no? È davvero gentile da parte tua, Sayori. Oh, a proposito, io sono Monica. Monica, che nome fichissimo! Dai, adesso cerchi solo di rallegrarmi. Però, stai sorridendo? Beh, mica ho detto che non funziona. Monica lancia uno sguardo al volantino sul banco e si rende conto che c'è già il suo nome scritto sopra. Allora, da dove cominciamo? Beh, si sta facendo un po' tardi, non ti pare? Possiamo andare a casa e cercare qualche idea brillante per reclutare nuovi membri. Conta su di me. Ottimo. E devo ragionare più a fondo sulla direzione che voglio dare al club. Sai, tipo, un obiettivo. Il mio obiettivo è rendere tutti felici. Sì, una cosa del genere. Devo pensarci su. Ehi, ti piacciono gli abbracci? Quanto espansiva, Sayori! Direi di sì. Di colpo Sayori stringe Monica in un abbraccio caloroso, poi la lascia andare. Un abbraccio non può fare che bene. E poi... Sayori sussurra. L'energia degli abbracci mi rende sempre al meglio. L'energia degli abbracci. Monica ride. Per quanto Sayori sia molto diversa da lei, Monica si sente più allegra. Forse perché ha finalmente trovato un altro membro del club. Ma... Beh, non vedo l'ora che arrivi domani. Ci divertiremo. Sì, che emozione. Mi sforzerò di pensare a come trovare nuovi membri. Anch'io. Ma? Cosa? Quei tre puntini col ma? Vabbè. Passa un giorno e il club letterario di Monica e Sayori si riunisce ancora. In qualità di presidentessa, Monica fa in modo di arrivare prima nell'aula del club, ma finisce per dover aspettare Sayori molto più a lungo del previsto. Sono già passati 10 minuti. Forse Sayori ha cambiato idea sul club. No, è impossibile. Ieri era così entusiasta. Ma inizia a preoccuparmi. Di colpo Sayori irrompe dalla porta. Stringe un foglio di carta in mano. Scusa, scusa, ho fatto tardi. Non c'è problema. Bentornata. E... Sayori si avvicina a Monica e posa il foglio sul banco. Oh, cos'è questo? È la prima poesia di Sayori. Oh, prendimi la mano, portami avanti, portami nella terra dei tuoi sogni. Dimmi di fare attenzione, così non mi volterò a guardare le mie orme. Sali le scale davanti a me, mentre io ti guardo dal basso. Più guardo avanti, più guardo in alto, più posso darti. Ti lascerò dettare il ritmo, tu sappi che saprò seguirlo. Tu lascia che ti presti un sorriso, saprò che me lo restituirai. Prendimi la mano, portami avanti, portami nella terra dei tuoi sogni. Bella! Ehi, ma non è niente male. L'hai scritta tu, Sayori? Certo! Aspetta, aspetta, no! Stai leggendo il lato sbagliato del foglio! Eh? Non ero ancora pronta a farti leggere quella! Ah, che imbarazzo! Monica gira il foglio. Sull'altro lato è scritta la lista di idee per reclutare nuovi membri del club. Oh, quindi è questo che volevi mostrarmi. Ma adesso sono curiosa. Scrivi spesso poesie? Sì, però non sono neanche lontanamente brava quanto te. Ma davvero, sono una poetessa davvero pessima. Non ho mai scritto niente che mi piacesse. Scrivo una poesia, poi la rileggo dopo una settimana e penso, wow, che cretinata. Non so, è come se la mia dimensione lirica facesse a pugni con la persona che voglio essere, o qualcosa del genere, ecco. Oh, dovresti avere più fiducia in te stessa. Sei la presidentessa del club letterario. Non hai tutti i torti. Devo dare il buon esempio, eh. Sai che ti dico? Al club potremmo proprio fare una cosa del genere. Cioè, scusa? Sai, condividere le poesie che scriveremo, cose così. Oh, che bello! Mi piacerebbe molto. È un ottimo modo per conoscere gli altri, non trovi? Abbiamo sempre tante emozioni e non riusciamo a esprimerle agli altri. Ma è possibile farlo con una poesia? Già, questo mi aiuta a dare la direzione più coerente al club. Sono felice che tu me l'abbia mostrata, anche se è stato per un errore. Anch'io. All'inizio mi vergognavo, ma ora sono contenta che qualcuno l'abbia letta. Cercherò di mostrarne altre in futuro. Mi piacerebbe molto. Sto divagando. Allora, ci spremiamo le meningi su questa faccenda del reclutamento. Io me le sono spremute tantissimo. Una vera spremuta di meningi. Le ho spremute così forte che mi sono uscite dal naso. Che schifo. Sayori, è disgustoso. Comunque sia, diamo un'occhiata alla lista. Preparare dei cupcake. Avevo fame. Oh, no. Voglio fargli pat pat sulla testa. Ma è una buona idea, no? Fammi pensare. Di preciso, quando è che diamo dei cupcake agli studenti? Beh, quando si iscrivono al club. Pensa se scrivessimo sul volantino che ci sono i cupcake gratis. Ok, ma non rischiamo di attirare la gente sbagliata?
la gente è sbagliata. Beh, la gente verrebbe solo per i cupcake e poi se la firerebbe. Oh, nessuno lo farebbe mai. Sarebbe una vera cattiveria. Ok, ma io voglio trovare persone a cui la letteratura interessa davvero, anche se non lo sanno ancora. Vediamo un po'. Prossima voce nella lista. Dare la caccia ai lettori. Non ti seguo. Giriamo la scuola e cerchiamo chi legge un libro, capito? La mattina presto o in pausa pranzo e gli diciamo di fare un salto al club letterario. Beh, il problema è che magari gli studenti qui non leggono un libro per passione, ma per prepararsi a un esame o roba simile. Come facciamo a sapere se stanno leggendo per passione? Beh, glielo possiamo chiedere e ci mettiamo a infastidire la gente che studia. Non ci avevo pensato, scusa. Ehi, non ti scusare, hai molte più idee di me. Oh, la prossima idea è di consegnare i volantini a mano anziché attaccarli nella bacheca. Ottima idea, inizierò subito a farlo. Sono utile. Non ho mai detto che non lo eri. Però, cosa diciamo alla gente quando consegniamo i volantini? Non voglio qualcosa di banale, tipo entra nel club letterario. Troviamo un modo per essere più coinvolgenti. Tipo, potresti descrivere le attività del club, cose del genere. Quale attività del club? Già, immagino che aspetti a me decidere, vero? Quale direzione dare al club? Ok, Sayori, fa finta di essere una persona... di essere una persona normale per un secondo... Ma poverina! Oh no, mi sono espressa male. Intendo dire, fai finta di essere un passante qualsiasi. Come reagiresti all'idea di un club letterario? Probabilmente direi... La letteratura è stupida. Io voglio entrare nel club di anime. Ma che diavolo? Scusa, pensavo a un mio amico. Siamo noi il suo amico. Ok, e se io ti dicessi organizziamo letture di gruppo con relativa discussione? Credo che mi farei un bel pisolino. Parla per te, Sayori. Ma davvero, messa così non è per niente allettante. Dobbiamo catturare il loro interesse, capisci? Che disastro. Ma perché è così difficile? Monica, non essere triste. A te piace così tanto la letteratura, Sayori? Dice a me? Beh, è più o meno quello che ho detto prima riguardo alla poesia. Credo che dia la possibilità di esprimersi. Cioè, quando svolgi le attività di tutti i giorni e parli con gli amici, non riesci a esprimerti così. Ma con la letteratura puoi. Abbiamo tutti un sacco di pensieri e sensazioni che non abbiamo mai l'occasione di condividere, sai? È una cosa, direi, intima. Sì. E come possiamo farlo capire alla gente? Potremmo dire esprimete il vostro vero io. Volete conoscerci nell'intimo? Ok, questo è... Sta scherzando. Oddio. Cosa? Che c'è? Ho dimenticato tutte le mie cose in classe. Che stupida. Sono venuta qui di corsa e... Di corsa, ma... Beh, lascia stare. Vuoi andare a prendere le tue cose? Se non lo faccio adesso me le scordo di sicuro. Ok, ti aspetto qui allora. Ci vorrà solo un secondo. Sayori corre fuori dall'aula, lasciando Monica momentaneamente da sola. Monica sospira e inizia a riversare i suoi pensieri sul foglio di carta. Esprimi te stesso. Sii la persona che vuoi essere. Incontra nuovi amici. Scopri un nuovo te. Scopri il tuo cuore. No. Scrivi le parole del tuo cuore. No. Scrivi del tuo cuore. La scrittura è la via per il tuo cuore. Entra nel club letterario. La scrittura è la via per il tuo cuore. Ah, che schifezza. Monica! Ah! Mi hai spaventato. Scusa. È una cosa importante. Mentre andavo in classe ho visto una ragazza che leggeva un libro. Leggeva un libro? Corriamo a reclutarla. Aspetta, sei sicura che non stesse solo studiando? Sembrava proprio rapita. Beh, forse possiamo dare un'occhiata. Sta sicuramente parlando di Yuri. Monica prende uno dei suoi volantini e si alza. Quindi le due escono dall'aula con Sayori in testa. Corri Monica, corri! Di qua! Non c'è bisogno di correre. Sayori conduce Monica in un'altra aula, poi abbassa la voce sussurrando. Guarda, è qui dentro. Monica sbircia dalla finestra. Proprio così, all'interno c'è una ragazza che siede da sola, con il naso in un libro. Mi sembra di essere una pervertita. Ma queste cose sono bellissime. Entra e parlale. Dice a me. Sei tu la presidentessa. È probabile che io la farei scappare. Ok, hai ragione. Lo farò io. Monica inspira a fondo. Poi entra timidamente nell'aula. Ci hai messo poco. Oddio, che imbarazzo. Perché? Cos'è successo? Quando sono entrata nell'aula, lei non ha pure alzato un occhio dal libro. E così ho lasciato il volantino sul suo banco e me ne sono andata. Oh no. Che cosa carina. Ma sono sicura che lo leggerai e che vorrà entrare nel club. Lo spero. Quindi ora torniamo indietro. Le due tornano nell'aula del club. Sayori appare soddisfatta, mentre Monica è ancora più in imbarazzo per quanto appena accaduto.
Poverina. Tieni, metto qui. Tornata in aula, Monica e Sayori riprendono a parlare di strategie. Discutono vari tipi di tattiche di reclutamento, da quelle più professionali a quelle più assurde. Dopo aver esaminato tutta la lista di Sayori e con l'aggiunta delle idee da parte di Monica, le due si ritrovano a buon punto. Beh, direi che questa giornata è stata produttiva, non credi? Già, direi che iniziamo a fare progressi, sì. Non vedo l'ora di ricevere nuovi membri. Altre due ragazze, forse più un quarto ragazzo. Ehi, e questo cos'è? Sayori guarda il foglio di carta su cui Monica stava scribacchiando poco prima. Oh, niente di che, solo pensieri sparsi. Entra nel club letterario, la scrittura è la via per il tuo cuore. È adorabile. A me sembrava un po' eccessivo, ma... Sayori si interrompe e riflette per un attimo. Sai, sei troppo dura con te stessa. Cosa? Che vuol dire? Per esempio, non so, me ne sono accorta parlando con te oggi. È come se avessi sempre paura di sbagliare. Sì, ma... ti definiresti una perfezionista? Già. Sì, decisamente. Voglio dire, ho sempre un'idea precisa di come voglio che vadano le cose e non riesco ad accontentarmi di niente di meno. Ma questo mi aiuta a dare sempre il massimo, quindi non credo che sia un problema. Come per questo club, abbiamo l'opportunità di renderlo esattamente come vogliamo, ma ho come l'impressione di avere soltanto una chance, quindi non voglio deviare la direzione originaria. E quale sarebbe questa direzione? Monica si ferma a riflettere, poi scuote la testa, sospira. Non ne ho idea, voglio solo che tutti... Monica sembra perdersi nei suoi pensieri, Sayori sorride e punta il dito sul foglio. Te! La scrittura è la via per il tuo cuore. Io credo che tu stia cercando di creare il club di cui tu hai bisogno, più di chiunque altro. Beh, nessuno ti conosce meglio di te stessa, ma io sono qui per aiutarti. Monica ricambia il sorriso di Sayori. La tua gentilezza è incredibile. Sono sicura che questo diventerà il miglior club della scuola. Sayori annuisce e le due rimangono in silenzio per un po', perse nei pensieri. L'unico suono è il momentaneo sussurro del condizionatore. E l'unico movimento è quello della luce pomeridiana, che fa capolino tra le nuvole passeggere. Sayori spezza il silenzio con un sonoro sbadiglio. È ora di andare a casa? Dimmelo tu, sei tu la presidentessa. In questo caso dichiaro ufficialmente chiusa la riunione di oggi. Non vedo l'ora che sia domani. Anch'io. Sayori sorride raggiante e prende le sue cose. Tu va pure, io devo trattenermi qualche minuto. Oh, posso aspettare? No, va bene, voglio solo stare un po' da sola. D'accordo. Sayori saluta Monica con entusiasmo. Ciao, in bocca al lupo. Monica sorride e ricambia il saluto, mentre Sayori esce piorettando dall'aula. Rimasta sola, Monica sospira e si perde nei suoi pensieri. Non immaginava che Sayori avrebbe spinto una riflessione così profonda su di sé, ma forse potrà esserle utile. Il club di cui io ho bisogno. Non credo di capire. Volevo solo creare un club con tanta passione, qualcosa che aiutasse gli altri a essere felici. E la letteratura ne è la chiave, perché è la finestra sul nostro vero io, nascosta dietro una facciata di sorrisi e conformismo. Una facciata che si finge sempre... perfetta. Ah? Di colpo Monica nota una cartelletta sul pavimento, accanto al suo banco. Sarà caduta Sayori? Spero che non contenga i suoi compiti a casa. Preoccupata Monica apre la cartelletta per controllare. Poesie. La cartelletta piena di poesie. Wow, no, ti prego, quante ce ne sono? Dimmi che è solo una. Diventare il fiore. Una sensazione di gioia e un fiore colto dal terreno. Il colore, il profumo. Lo sfoggio splendido tra i capelli. Ogni giorno colgo fiori, come se fossero cresciuti solo per me. Una vita di pace e nutrimento, strappata via in un istante. Solo per me, solo per la gioia. Ne voglio ancora. Voglio più gioia. Ho bisogno di più felicità. Colgo ogni giorno. Colgo splendido tra i miei capelli. Colgo tu morirai e anche tu. Wow. Madonna, che cattiveria. Sotto i miei piedi si erge un fiore, solo mi chiama. Ne torco lo stelo, liberandolo dalle radici salde, accarezzando il lieto momento finale tra le dita. Ma a che scopo? Guardo in ogni direzione, e il campo in cui mi trovo, il rigoglioso campo, è una distesa desolata, il frutto della mia fatica, il massacro della mia gioia, ed è per questo che ho deciso che devo diventare il fiore. Ma che... aspetta, Sayori... Mi sa che qua Monica ha appena capito qualcosa e noi abbiamo appena sbloccato alcune immagini.
Tra cui, oh, che bella! Procedura di acquisto completa della storia secondaria, fiducia 1. Vediamo, ecco, queste sono tutte le poesie di Sayori, quindi, ora. Ecco qua, anche questa è una poesia che otteniamo con tutte le poesie di Sayori. Se non erro, dov'è l'altra? Questa invece è quella di Monica. Non le ho ancora lette qua sul canale, ma sono davvero carine. Vediamo, abbiamo sbloccato anche gli sfondi. Ecco, infatti, abbiamo l'aula al docile sole del mattino. Però aspetta, abbiamo visto anche... No? Avevamo visto anche una macchinetta con le scale. Vabbè, vediamo cos'altro abbiamo. Basta, solo questo. Ah, però aspetta un secondo. Ah no, ce ne manca uno. Ci manca un bozzetto. Cavolo. Però cavolo, abbiamo trovato tutti i bozzetti. Sono contento. Più ci mancano due immagini promo. Vediamo la musica invece. Abbiamo sbloccato nuovi brani che saranno questi qua. Della versione che storie secondarie. Poi la posta. Oddio e discrepanze fra i personaggi. Aspetta, però questa è uscita prima. Ok, qual è l'ord... Vabbè, è uguale. Ok, chi ha creato un account Twitter per Monica? Come? C'è un account Twitter? È molto divertente, ma per l'amor del cielo non ditelo a Paola. Lo chiuderebbe in un microsecondo. State pubblicando su Twitter manualmente o avete messo su qualche filtro per automatizzarli? In base al contenuto dei tweet, esempio non grido aiuto, presumo che vengano dalla simulazione di controllo? Esiste davvero il tweet di Monica? Ho trovato l'account ufficiale di Monica, è questo qua. E ci sono un sacco di tweet, iscrizione febbraio 2016, più alcune poesie che credo siano inedite. Inoltre ci sono alcune immagini davvero belle, davvero davvero belle. Bella questa, loro due che scappano. Aiuto! Oh, che carine. E questo è il nostro sfondo, bello. Questa invece è l'immagine di Halloween che abbiamo sbloccato. Bella questa. E anche questa ce l'abbiamo sbloccata, sono loro due che dormono, che carina. Tra l'altro Monica è una fiera possessore di PS3. Complimenti. Ok, mentre l'altra mail... Dopo aver eseguito la simulazione di controllo per un po' è evidente che un certo personaggio non venga mai citato né mostrato. Credo che siamo noi. Questo mi fa pensare che l'intervento di Monica sia meno maldestro di quanto sembri. Perché avrebbe dovuto produrre questo personaggio lei stessa per forzare l'interazione tra lei e l'utente. Potrebbe essere questo il motivo per cui il personaggio ha tratti di personalità così limitati e dissonanti? O sto solo sovrainterpretando? Aprirò un bug per iniziare a raccogliere informazioni e osservazioni su anomalie di questo personaggio, che credo sia il protagonista, no? E abbiamo sbloccato fiducia numero 2. Vai con fiducia. Iniziare questa storia, certo. Un altro giorno passa in un lampo, ed è già ora della riunione del club. Monica avrebbe dovuto organizzare l'attività di oggi, ma non c'è riuscita. Dopo aver letto la poesia di Sayori, è rimasta preda dell'ansia e nel senso di colpa. Per averle lette senza il suo consenso? Che stupida sono. Perché rubo sempre le attenzioni? Sayori attraversa un periodo simile, e è lei che consola me. Dovrebbe essere il contrario. Che razza di presidentessa sono? A parte che... Sayori non te l'ha detto per non farti preoccupare e due tu non lo sai, quindi... Per tutto questo tempo non le ho mai chiesto come si sentisse. Questo ok, un altro discorso. Altro che direzione per il club. Sayori entra nell'aula del club, allegra come sempre, ma vedendo Monica così rabbuiata, il sorriso le si spegne subito. Monica, va tutto bene? Mi dispiace tanto, sono una pessima amica. Ma di che parli? Tu sei un'amica fantastica. Monica scuote la testa. Mi sono messa al centro delle attenzioni. L'hai detto tu anche ieri. Mi hai detto che sto cercando di creare il club che io ho bisogno, no? Ma i miei problemi sono nulla in confronto ai tuoi. Sayori risponde a bassa voce. Di cosa parli? Però, mentre pronuncia la frase, il suo viso si fa cupo. Nel silenzio Sayori mormora una breve frase. Ho lasciato qui la mia cartelletta. Monica fissa il vuoto davanti a sé, incapace di rispondere. Non ero pronta a condividere quelle poesie. Adesso ti preoccupi per me e io non voglio. Ma perché? Siamo amiche, no? Senza parlare, Sayori annuisce. Le amiche si guardano le spalle a vicenda. Voglio che tu possa contare su di me come io conto su di te. Un altro lungo momento trascorre in silenzio. L'aria è pesantissima. Questo è diverso. Ieri la questione non riguardava solo te, riguardava il club. E poi, ieri eravamo così felici. Non c'è bisogno che tu ti comporti così. Non voglio. Mi piace quando siamo felici. Allora, se ti comporti così, allora sei egoista.
Monica si massaggia la fronte, frustata dal paradosso. È comprensibile che Sayori non sia pronta a condividere certe cose, ma per quanto sia giusto non insistere, per Monica è anche doloroso costringersi a ignorare le necessità dell'amica. Mi dispiace averle lette. Non ho rispettato la tua privacy. No, non ti biasimo per averlo fatto. Dovevi almeno controllare che fosse roba mia. Sì. Monica fa un respiro profondo. Ok, capisco che tu non voglia farmi preoccupare e credo che io riuscirò a non pensarci, così potremo passare oltre. Ma tu puoi promettermi una cosa? Cosa? Monica si interrompe per organizzare i pensieri. Ok, questo è il club letterario. È un posto in cui possiamo esprimerci in modi che normalmente non ci vengono negati. È l'obiettivo del club. È il nostro obiettivo. La scrittura è la via per il tuo cuore. O quel che è. Io voglio solo che tu mi prometta che te le ricorderai. Non deve essere per forza adesso, ma io voglio essere qui per quando ne avrai bisogno. Voglio che questo sia il nostro patto. Sayori sorride dolcemente. Io prometto se tu prometti. Non riuscendo a trattenersi, Monica ricambia il sorriso di Sayori. Lo prometto. Anch'io. Chiusa la conversazione, il morale dell'aula sembra risollevato. Chiusa questa pagina, le due amiche sono pronte a dedicarsi alle attività del club. Allora, vuoi farmi lezioni di poesia? Ma è il reclutamento dei membri? Per quello c'è tempo. Ora mi va di fare questo. Dopotutto, devo pur mantenere la parte di promessa, no? Allora non posso dire di no, ma non aspettarti granché. Scrivo molto, ma non sono certo un'esperta, una grande autrice. Va benissimo, credo solo di aver bisogno di motivazione. Quando scrivo poesie non so mai dove iniziare. Iniziare non è difficile, devi solo scrivere come ti senti e lasciarti trasportare. Sì, ma non è mai uscito niente di buono. Può succedere, devi combattere la tua mentalità perfezionista. Puoi anche solo iniziare scrivendo le tue sensazioni e vedere cosa ti fanno pensare. E magari puoi trasformare le tue sensazioni in un piccolo racconto. Prima scrivi i tuoi sentimenti e poi pensi alla forma per migliorare. Non è come costruire una ferrovia in cui devi andare da un punto all'altro. È più come il collage, dove trovi i tuoi ritagli che vuoi usare e poi li disponi con cura. Almeno io faccio così. Certo, non è l'unico modo, ma è un ottimo modo per non bloccarsi subito. Capisco. Sì, mi fisso troppo sulla forma e finisco per dimenticare ciò che è davvero importante. Monica tira fuori carta e penna e inizia a scrivere. Smetti di essere una perfezionista. Brutta idiota. Scherzo. Monica cancella la parte brutta idiota dopo averle scritte. No, tienilo. Ma perché? Mi stai dando dell'idiota? Certo che no, ma il punto è che non devi censurare i tuoi sentimenti, giusto? Puoi essere melodrammatica quando vuoi. Ma stavo solo... ok. Sotto lo scarabocchio, Monica scrive brutta idiota, fissa il foglio. Le sue stesse parole sembrano ricambiare il suo sguardo. È buffo, ho scritto la ragione per cui sono arrabbiata con me stessa e poi ho fatto esattamente quella cosa. Mi ci vorrà un po' per abituarmi. Io credo in te. Grazie, anch'io. Anche io credo in me, intendo. Ma anche in te, ovvio. Monica prosegue il suo esercizio, trascrivendo di getto i suoi pensieri. È sorprendentemente faticoso scrivere senza pensarci troppo. Ma dopo un po', con la guida e l'incoraggiamento di Sayori, il foglio di Monica inizia ad apparire sorprendentemente vivace, punteggiato da tutti i suoi pensieri in libertà. Monica legge e rilegge il foglio. Wow, mi sento così tesa a rileggerlo. Lo detesto, però è anche liberatorio. Si vede che ti stai sforzando al massimo. Sono davvero contenta. Credo che diventerai una brava poetessa. Non sopravvalutarmi. Dovrò fare molta, molta fatica, ma credo che mi piacerà con te. Sayori sorride raggiante. Sono sicuro che esistano tante fan art di Monica e Sayori dopo queste storie extra. Sayori sorride raggiante. Per adesso mi fermo, ma se abbiamo ancora tempo, proviamo a lavorare sul nuovo volantino per il club. Cercherò di non essere troppo perfezionista. Sì, facciamolo. Ok, vai, scrivete un volantino. Monica e Sayori procedono con il lavoro. Con ogni giorno che passa, le due acquistano sempre più fiducia nel club, non solo per le strategie di reclutamento, ma anche per i loro obiettivi. Di pari passo, il loro rapporto, anche l'essenza stessa del club letterario, si rinsalda. Alla fine, le due amiche capiscono che trovare nuovi membri è solo questione di tempo. Oh? Finito?
Ah, ok, mi pareva. Passo un altro giorno. Come sempre, Monica è la prima ad arrivare nell'aula del club. Ha portato con sé una stampa di prova del nuovo volantino del club, con tutte le idee che Monica e Sayori hanno approvato. Se solo l'altro giorno avessimo dato questo volantino alla ragazza che leggeva. È molto più allettante di quello vecchio, ma... Il nuovo slogan appare in bella vista al centro del foglio. La scrittura è la via per il tuo cuore. Certo, di solito si parla di poesia che ti scaturisce dal cuore, non che ci entra. Ma il messaggio qui è che si può usare la scrittura per scoprire se stessi. Forse, è la speranza di Monica Sayori, questo slogan susciterà la curiosità degli studenti. Perché mi sento così tesa quando lo leggo? Monica ripensa alla riunione precedente, quando si è cimentata nell'esercizio di scrittura libera. Perché fatico sempre tanto ad esprimermi? Come posso essere la presidentessa se non riesco nemmeno a dimostrare i concetti su cui si fonda il club? Il club letterario sta davvero iniziando a prendere forma, ma in questo modo anche il peso sulle spalle di Monica si fa più gravoso. Il club di oratoria seguiva sempre lo schema fisso, formulare tesi inoppugnabili e riferirle con convinzione. Ciò che contava era l'esteriorità di una persona. È per questo che Monica era così brava, si trovava perfettamente a suo agio in quella dimensione. È soffocante. Devo abbattere questo muro mentale. Devo riuscire a esprimermi fino in fondo. Forse questo suo autoconvincersi di esprimere le ha fatto rompere la quarta parete. Potrebbe essere. In queste simulazioni forse ha preso sempre più convinzione di sé. Non lo so. Monica afferra foglio e penna. Preme con forza la punta della penna sul foglio. Porca miseria. Ma la sua mano non si muove. Una piccola chiazza d'inchiostro si allarga attorno alla punta della penna. Secondo me, da questo punto, è qui che nasce il suo consiglio: se tieni la penna troppo ferma in un punto, crei solo una macchia d'inchiostro. Monica solleva la penna e osserva la chiazza. Per qualche motivo sente l'impulso di passarci il dito sopra, e nel farlo l'inchiostro nero si sparge su tutto il foglio, rovinando la tela bianca di Monica. Arrabbiata con se stessa, Monica spinge nuovamente la penna contro il foglio, facendo allargare la chiazza d'inchiostro. Crea un secondo sbuffo nero sulla carta. «Avanti, Monica! Muovi quella mano!» Monica scrive. «Ecco cosa ottengo se cerco della perfezione, una macchia.» «Beh, ti dirò che comunque è bella!» Monica allontana il foglio e appoggia la testa sul banco. «Stutunk!» «Oh, in queste simulazioni vediamo comunque una Monica... totalmente diversa da quello che abbiamo sempre visto. Il condizionatore sembra ancora più rumoroso oggi. Ed ecco che arriva Sayori. Sono qui, ciao. Monica sente Sayori avvicinarsi e poi fermarsi per un istante. Probabilmente sta leggendo il volantino. Poi Sayori si siede sul banco accanto. Giornataccia. Sì, però tira sulla testa, Monica. Anch'io. Anche te perché? Il nuovo volantino è bellissimo, si vede che ci hai lavorato tanto, sul club, ma anche su altro, credo. Dai Sayori, digli qualcosa. Non ce la faccio, mi dispiace, è difficile essere vulnerabile. Sayori prende il foglio di carta dal banco di Monica, scrive qualcosa, poi lo osserva per qualche istante. Continuerà lei la poesia? Posso fidarmi di te? Ma certo, puoi sempre fidarti di me. Sayori fissa Monica negli occhi tristi, con gli occhi tristi. Monica capisce, prende il foglio dal banco di Sayori e lo legge. Oh, a volte voglio morire. Sayori, questo è davvero, davvero difficile per me. Trema la voce. Quindi, se posso riuscirci io, ci riuscirai anche tu. Perché sei un milione di volte meglio di me. Questo non è affatto vero. Sayori fa un respiro profondo, cercando di calmarsi. Piccolino, questa cosa non l'avevo mai detta a nessuno. Anche adesso è come se la testa mi gridasse di smettere. No, aspetta, non devi forzarti. No, è che dopo la promessa di ieri, voglio che tu sappia queste cose. Sento che è la cosa giusta. Forse è anche per questo che ho deciso di entrare nel club. Per condividere questi pensieri con qualcuno per non portarli da sola? Questo è il club letterario. La mia fiducia in te supera qualunque paura. A queste parole Monica si alza. Sayori deve aver impiegato giorni a trovare il coraggio. Forse gli sforzi futili ma sinceri di Monica sono stati la spinta di cui Sayori aveva bisogno. I profondi respiri di Sayori sono più forti del rumore del condizionatore. Mentre Sayori si prepara a continuare, Monica aspetta in silenzio, dolcemente.
Oh, che carine che sono! Io ho questo problema per cui vado in crisi se qualcuno si preoccupa troppo per me. Non riesco a controllarlo. Perché sprecare energia a preoccuparsi per me quando si può essere felici? Ecco perché non rivelo mai questi pensieri a nessuno. È molto più facile sorridere sempre e aiutare gli altri a essere felici. Ma è... terribile. Monica vorrebbe proprio dirlo, ma si ferma, per paura di dire la cosa sbagliata. Il fatto è che se la gente lo sapesse, non mi tratterebbe più allo stesso modo. Ogni volta che non sorrido, tutti inizierebbero a preoccuparsi e chiedermi qualcosa che non va. E questo lo so, perché è già successo. Quando? Sayori si interrompe, cercando di ricordare qualche evento passato. Io voglio solo che tutti siano felici. È la cosa più importante per me. E se lasciassi sbirciare i miei pensieri agli altri, non farei più felici nessuno. Sayori si interrompe di nuovo. La sua espressione solenne la fa quasi sembrare un'altra persona. Come hai trovato il coraggio di dirmi questo? Non ti preoccupi che anch'io possa comportarmi così? Certo che mi preoccupo. Una parte di me mi odia per averlo fatto, ma un'altra parte di me pensa che stavolta le cose andranno diversamente. Ogni volta che parliamo del significato del club, mi convinco di aver fatto la scelta giusta, soprattutto dopo che anche tu ti sei sforzata tanto per esprimere te stessa. Ho capito che con te potevo confidarmi e che la nostra amicizia non sarebbe cambiata. Che buffo. È un club di due sole persone, eppure è già importantissimo per me. Monica sente una stretta al cuore, le emozioni di Sayori diventano tangibili e il legame tra le due amiche si rafforza. Anch'io, mi sentivo persa prima che arrivassi tu. Sei davvero coraggiosa, Sayori, forte e coraggiosa. Io non sono nemmeno paragonabile a te. Monica fa un passo in avanti. Per quel che vale, posso offrirti l'energia degli abbracci, se ti va. Oh, che bella! Senza una parola e senza un sorriso, Sayori appoggia la fronte sulla spalla di Monica. Attraverso quel contatto, Monica riesce quasi a sentire il tumulto dei pensieri che aggirano la mente di Sayori. E in quel momento, incantata dall'aria del club, Monica si ritrova a sperare che nessun nuovo membro entri dalla porta proprio oggi. Parla dolcemente. Sei la ragazza più dolce che io abbia mai incontrato. Puoi dire tutto, non ti giudicherò mai, lo prometto. Ah, che bello! Il respiro di Sayori fa un fremito, ma fa una serie di respiri profondi, sforzandosi di iniziare a parlare, di dire quello che mai e poi mai aveva osato pronunciare ad alta voce. Infine, con voce strozzata, parla. Io non valgo niente. Dio mio, è così bella e c'è un buco nella tenda. Non valgo niente e tutti starebbero meglio senza di me. Respira a fatica con singhiozzo, mentre una lacrima le riga la guancia. Oh, quanto è bella questa scena! Sono solo un problema per tutti. Non so fare niente, mi sembra che tutti siano costretti a sopportarmi. E lo odio, lo odio! Più Sayori parla, più fatica a controllare la voce, vittima dell'incredibile tristezza che le stringe la gola e il petto. Non voglio avere questi pensieri, voglio che se ne vadano. E ora costringo te a sopportarmi e voglio solo morire. Dio mio, ma sono belli... che belle! Non appena Sayori perde il controllo, Monica raccoglie le forze per mantenere il suo. Vuole solo essere la persona di cui Sayori ha bisogno in questo momento. Ecco perché non ha intenzione di mostrare alcuna tristezza. La sua voce è dolce e gentile. Io non ti sto sopportando. Sono tua amica. Monica offre alcune parole di conforto. Ma sa bene, l'ha detto Sayori stessa, che i pensieri di Sayori sono come parassiti indesiderati nella sua mente. E Monica non può certo scacciarli per magia. Il massimo che può fare è aiutare Sayori a combatterli, come compito di ogni buona amica. Tu vali tantissimo, per me, ma anche per gli altri tuoi amici. Questo club non sarebbe lo stesso senza di te, ne sono sicura al 100%. Madonna mia, il tuo arrivo è stata la cosa migliore che potesse succedere. Anche se non arrivassero altri nuovi membri, io sarei soddisfatta. Ecco cosa hai portato. Hai portato un obiettivo, hai portato la felicità. Ed è la cosa che preferisci fare, non è così? Sayori non risponde, ma Monica la sente annuire dolcemente. Non hanno bisogno di dirsi altro. Madonna mia. Le due condividono l'abbraccio per un altro po'. Monica lascia che Sayori si perda per tutto il tempo che le serve. Quando il suo respiro si stabilizza e i singhiozzi cessano, Sayori solleva la testa e si asciuga gli occhi.
Piccolina. Ne avevo bisogno. Ci sono giorni peggiori di altri. Beh, io sarò sempre qui ogni volta che ne avrei bisogno. Ma tutte le altre volte farò in modo che non cambi niente tra di noi. E se questo ti fa felice... grazie. Sei la migliore. No, tu lo sei. Le due amiche sorridono. Senti, scusa se te lo chiedo così all'improvviso, ma hai mai pensato di parlarne con uno specialista? Sayori annuisce. Mi spaventa. È già così difficile parlarne con gli altri. Sì. Beh, la scelta deve essere tua, ma se un giorno avrai bisogno di trovare il coraggio per farlo, ti aiuterò io. Grazie. Mi aiuta a sapere che lo farai. Di colpo Sayori sbadiglia e si stiracchia. Wow, ora sono stanchissima e affamata. Non ti farò fare altro lavoro per oggi, se non te la senti. No, no, me la sento. È davvero una delle cose che mi rende felice. Monica sorride. Ma prima credo di volere uno spuntino. Tutto ad un tratto, il rumore della porta fa voltare di scatto Sayori e Monica. È arrivato qualcuno? La porta si apre a metà, poi si ferma. Un viso fa capolino all'interno. Un viso che sembra familiare. Tun tun tun. Lo scopriremo nella prossima puntata. E cosa abbiamo sbloccato? Oh, piccoline loro. Belle loro. Abbiamo sbloccato altro? Il bozzetto del... Oh, bozzetto preliminare dell'aspetto che il protagonista senza volto avrebbe avuto se fosse stato un vero personaggio. Allora, detto sinceramente, sono contento che il personaggio non abbia un volto. Però è davvero bello, è davvero bello. Ecco qua l'ultimo bozzetto che ci mancava, quindi. E abbiamo sbloccato della nuova musica. Ovviamente musica di quello che è appena successo. Wow, allora, come storia è divertente e triste allo stesso momento. È davvero wow, è davvero wow. Quindi la prossima volta, comprensione. Quindi appunto... Rifaccio tutta la mia formulazione, sono storie che vanno una dopo l'altra, probabilmente arriveremo all'entrata del personaggio del personaggio principale, ma visto come sono strutturate potrebbe anche non arrivare mai, ti dico questo, potrebbe essere una storia totalmente a parte in cui noi non arriviamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!